La macchina dei soccorsi e della solidarietà ha funzionato anche questa volta. Ha attraccato al molo San Cataldo del porto di Taranto la nave San Giorgio della Marina Militare Italiana, con a bordo circa 1200 migranti salvati nel Mediterraneo nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. L'arrivo dell'imbarcazione era stata prevista nei giorni scorsi, per questo, già dall'inizio della settimana era stata avviata la fase operativa presidiata dal sindaco del capoluogo ionico Ippazio Stefano. Due i presidi medici avanzati allestiti da Asle e Croce Rossa, mentre il comune di Taranto ha messo a disposizione gazebo, bagni chimici, indumenti, scarpe, bottigliette d'acqua e viveri di prima necessità. Questa mattina sono arrivati nel porto 861 uomini, 146 donne, di cui una è incinta, e 157 minorenni provenienti dal Centro Africa, Africa subsahariana, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Eritrea, Gambia, Senegal e Uganda. In queste ore si sta procedendo allo smistamento dei migranti in strutture di accoglienza prima di essere trasferiti verso altre destinazioni: a Taranto 130 al Pala Ricciardi, 37 minori non accompagnati all'Ex Asilo Baby Club, 40 minori non accompagnati al Corpus Domini, 30 al Centro Lisippo. 200 all'ex mercato in via Orsini, 20 in una struttura di Paolo VI, 25 a Massafra. Queste le destinazioni degli altri migranti, 45 a Lecce, 122 a Bari, 100 a Brindisi, 120 a Foggia, 20 nella provincia Bat, 170 tra Potenza e Matera e 300 nella regione Lazio. Quindi i migranti affetti da scabbia sono stati accompagnati all'ospedale militare. Dall'inizio di maggio si tratta del settimo sbarco di profughi nel porto della città Ionica da parte di navi della Marina italiana.